Siamo ad Alassio, la Combat Team Alassio, grandissimo club specializzato negli sport da combattimento. Siamo con Vittorio Iermano e Alessandro De Blasi. Allora, siamo venuti in questa fantastica palestra per gli sport da combattimento per intervistare un grande campione, Vittorio, che non solo c'è stata una stagione di grandissimi incontri, ma a settembre una grande news. Allora, Chi la dice? Chi la tu. dico io? Va bene. Allora, abbiamo avuto un'offerta da pochissimi giorni e è andato tutto a buon fine, ovvero Vittorio il 19 di settembre combatterà in Moldavia contro il campione in carica del K1 GP negli 85 kg. E, un ottimo atleta, abbiamo visto già parecchi video, sappiamo che sarà una sfida molto molto impegnativa per Vittorio, ma Vittorio lo vedo molto molto Allora, carico. Vittorio, qual è il nome del tuo avversario? Konstantin Tutu, penso che chiunque è appassionato lo conosce perché avendo vinto il K1 World GP è un nome e una garanzia, diciamo, quindi sarà un Senti, bel match. allora, anche stasera fase di allenamento, siamo qui in palestra, stiamo aspettando che arrivino gli altri atleti perché ovviamente stasera è serata di sparring, come sempre. Sì, non ci fermiamo tutto agosto, facciamo un'unica tirata fino al 19 settembre. La nostra estate inizierà il 20 settembre, dai. Allora, com'è stata questa stagione? Parliamo dei match più importanti. Abbiamo avuto tanti match, mi sembra 8-9 match in 7-8 mesi, quindi abbiamo una media di un match al mese. Io, quello più importante secondo me è stato quello con un atleta del team Nasser, che aveva all'angolo appunto il grande Nasser, Christian Dilate, se non erro si chiama. È stato un match molto duro, era fisicato, aveva un gran fisico, i colpi erano duri duri, ho vinto alla lunga, diciamo sulla terza ripresa. E quello lì è quello che mi è piaciuto di più. Allora, Alessandro, parliamo di Sì. Vittorio. Com'è questo atleta? Allora, quest'anno davvero ha fatto una crescita notevolissima. Ogni match che ha fatto quest'anno, e ne ha fatti tanti, ha avuto sempre uno step in avanti, sia come dicevamo anche parlando l'altro giorno insieme all'altro suo allenatore che è Cicco Zerbini, che tutti conoscono, dicevamo non solo tecnicamente è cresciuto, ma soprattutto mentalmente, come affronta ogni match. Ha una padronanza del ring veramente impressionante e questa è quella che è davvero più ci ha impressionato. Oltre alla vittoria che ha menzionato lui, quest'anno ci sono state altre due vittorie molto importanti contro Marc Cassoli, campione del mondo di Savate, ultratitolato, tra l'altro appunto nella sua Bergamo, per cui siamo andati a prendere il titolo a casa sua, cioè un match a casa sua, per cui è molto importante anche questo, e anche con Fabrizio Sacco, altro atleta davvero molto molto forte, e anche in questo caso Vittorio ha dimostrato di essere all'altezza con i migliori in Italia. Benissimo, allora start, iniziamo con gli allenamenti e ci vediamo a fine allenamento. Ciao! Ok, ciao.